Buongiorno a tutti, sono Fabio, per chi non mi conoscesse sono laureato in scienze motorie, vi propongo una serie di esercizi da fare a casa in questo periodo di quarantena che ci tiene lontano dai parchi, dalle palestre. Saranno esercizi di core stability, esercizi di rinforzo per le gambe, esercizi di rinforzo per le braccia e due esercizi di stretching. Primo esercizio, sarà un esercizio di core stability, ci mettiamo in appoggio sulle mani, in appoggio sulle ginocchia, distenderemo braccio sinistro e gamba destra per 15 volte e poi faremo il contrario, braccio destro e gamba sinistra sempre per 15 volte. Fatto 15 volte da una parte, 15 volte dall'altra, faremo 30 secondi di riposo e ripeteremo successivamente l'esercizio per 3 serie totali. Secondo esercizio, sempre esercizio di core stability, ci sdraiamo supini, schiena a terra, faccia in su, pieghiamo le gambe e teniamo le braccia perpendicolari al terreno. Distendiamo braccio destro indietro, gamba sinistra in avanti senza toccare il terreno, teniamo la posizione 5 secondi e poi ripetiamo dall'altra parte. In totale faremo 10 movimenti, quindi 5 da una parte e 5 dall'altra, riposiamo 30 secondi, facciamo anche questo esercizio 3 serie. Terzo esercizio, andiamo a lavorare sui glutei, sdraiati supini, braccia lungo i fianchi, gambe piegate, solleviamo il sedere da terra stringendo forte i glutei, ritorniamo nella posizione iniziale senza però toccare per terra con i glutei ed eseguiamo 15 ripetizioni, riposiamo 30 secondi, 3 serie di esercizi. Quarto esercizio, alterniamo due tipi di esercizi, la marcia sul posto e le aperture laterali con le braccia e con le gambe. Faremo 30 secondi di marcia alternate a 30 secondi di aperture laterali per 2 minuti. Riposiamo 1 minuto ed effettuiamo 3 serie. Quinto esercizio, un esercizio di rinforzo per le gambe, andiamo ad eseguire un mezzo squat, ovvero un piegamento sulle gambe. I talloni sono larghezza spalle, le punte dei piedi leggermente in fuori. Una volta che eseguo il piegamento, le ginocchia non devo portarle oltre la punta dei piedi e non devo alzare i talloni. Effettuiamo 15 ripetizioni e riposiamo 30 secondi per 3 serie. Esercizio è un esercizio di rinforzo per gli arti superiori, sono i classici piegamenti. In questo esercizio proporrò una variante da effettuare con le ginocchia appoggiate a terra. Effettueremo 10-15 ripetizioni, riposiamo 1 minuto per 3 serie. Concludiamo con due esercizi di stretching per la schiena. Nel primo esercizio siamo sdraiati supini con le gambe piegate, portiamo una gamba al petto tenendo la posizione per 30 secondi e cambiamo poi gamba 30 secondi con l'altra. Faremo 3 volte per parte alternando le gambe. Nel secondo esercizio invece siamo in appoggio sulle ginocchia, portiamo i glutei verso i talloni e ci allunghiamo in avanti fino a raggiungere la massima estensione. Rimaniamo in posizione per 30 secondi, dopodiché recuperiamo 30 secondi ed effettuiamo 3 serie.